Stadio Lopresti di Palmi, quarta giornata del campionato di eccellenza calabrese. La palmese di mister Crucitti, reduce alla sconfitta esterna contro la Vigor Lamezia per 2-1, ospite del Cittanova che invece ha ottenuto un pari a reti bianche sul campo del San Biase. Direzione di gara affidata al signor Enrico Pasqua e la sezione di Vibo Valencia coadiuvato da La Rosa e D'Amico. 4-3-3 per i neroverdi che schierano di fronte a Zampaglione, Giovinazzi e Spasa, Gomez e Novo con Catalano, Gandini e la vecchia in mediana, tridente composto da Pacheco, Gomez e Reichenberg. Grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Mirko Giacobello passiamo a raccontarvi il fin di questa sfida dopo ovviamente i riti prepartita, le coreografie sugli spalti dopo 4 giri di lancette, lancio di Gioffre per Condemi che salta, Giovinazzi riesce a servire dentro il compagno di squadra Spanò che manderebbe anche in rete ma è tutto fermo per fallo dello stesso numero 9 su Espasa. Rivediamo a rallenti la carica dell'attaccante Lametino, primo cambio per la palmese, entra Desa per l'infortunato Reichenberg, ennesimo infortunio importante per la palmese, priva di Merida, Basile e Militano al 16esimo, punizione di Sapone che apre per Condemi, serve di prima Gioffre, mette dentro per Spano, non arriva all'appuntamento col gol, un minuto più tardi rimessa di Giovinazzi per Pacheco che gli ritorna la sfera, il cross che Gomez di testa manda sul fondo. Al giro di boa della prima frazione di gioco ci prova ancora il Cittanova con il destro di Condemi respinto da Zampaglione. 3 minuti più tardi anche l'ex di giornata Sapone fa tutto da solo, arma il destro, non inquadra lo specchio della porta, risponde la palmese al minuto 34 con una gran botta dalla distanza del numero 7, Pacheco trova la deviazione in corner di Palumbo, parata efficace e per i fotografi. 2 minuti più tardi invio errato di Giovinazzi, prova ad approfittarne allora un calciatore del Cittanova, la sfera dopo una deviazione soffia sulla traversa dal corner che ne consegue, sfera messa in mezzo per Cianci di testa, sorvola la trasversale. 2 minuti più tardi Pacheco ruba palla a Sapone, mette dentro per Gomez, clamorosamente non trova l'appuntamento con la sfera, un primo tempo dai bei ritmi e spettacolare, fermo ancora sullo 0-0, lancio lungo di Cianci per Ricciardi che entra in area calcia trovando l'ennesima respinta da parte di Zampaglione, va così in archivio una prima frazione di gioco spettacolare ma ancora ora fermo sul risultato di 0-0. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa dopo 5 di gioco, corner battuto corto per Condemi che mette dentro un cross deviato con la mano da Gomez, massima punizione allora accordata dal direttore di gara sul punto di battuta dagli 11 metri, si presenta Condemi, spiazza Zampaglione, Cittanova in vantaggio all'Opresti di Palmi. Pigia sull'acceleratore la compagine regina, lancio in profondità per Tapparello, Tapparello col mancino, ancora una gran risposta da parte di Zampaglione, 2 minuti più tardi e Gomez per Candini, fraseggio nello stretto, allora ci prova col destro la vecchia, non impensierisce però Palumbo, secondo cambio con Pititto che prende il posto di Deza al 90esimo, la palmese però con la punizione di Candini che Pescanovo mette dentro la sfera e fa 1-1 all'Opresti di Palmi, l'hanno pareggiata i neroverdi allo scadere ma che devono ragguardarsi dagli assalti finali del Cittanova, punizione di Infusino infatti per i giallorossi che non inquadra lo specchio della porta al minuto 92, 2 minuti più tardi rimessa laterale di De Paola, la sfera viene spazzata sui piedi di Ricciardi che calcia trovando la deviazione di Tapparello, tutto solo manda clamorosamente fuori, scorrono i titoli di coda all'Opresti di Palmi, un punto per parte a palmese e Cittanova. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.